i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio l'eco dei Payday. Nuova settimana, lunedì 22 luglio 2024, e siamo qui a tenervi compagnia ovunque vi siate, che siate in vacanza, che siate ancora impegnati in questioni lavorative, che siate in un giorno di riposo, che insomma incominci una settimana normale oggi che è lunedì. So che Alec è arrivato un po' di aria per rinfrescare, però ecco. Allora, ritratti blu celesti, da dove partiamo? 22 luglio, cosa ci regala? 22-23, l'Ecco partecipa alla terza divisione lombarda, vince il girone e viene ammesso al girone finale. Si classifica primo, acquisisce il diritto a disputare lo spareggio per la salita in seconda divisione. L'avversario è il Monza, la partita di andata si gioca il 22 luglio 1923 in casa dei Brianzoli, che si impongono per 2-1 portandosi sul 2-0 con le reti realizzate al 40esimo e al 60esimo. Nel finale Guido Aliverdi fissa il punteggio finale sul 2-1. Sette giorni dopo si giocherà la partita di ritorno all'Ecco, bisognerà vincere per poter andare alla partita di spareggio. Poi i compleanni che ci elenca il nostro Lanfredo Birelli. Roberto Crotti, lo tamponate sotto, 1958, soprannominato il professore, ha vestito il Bruxelles 78-79, primo campionato in assoluto di Serie C1. Gioca poco, 10 presenze in campionato con debutto all'Ecco Reggiana 0-1 del 30 dicembre 1978, schierato sia come mezzala sia come alla sinistra, 9 volte titolare, 9 volte sostituito. Ha allenato tantissime squadre, suo figlio ha giocato a Lecco in una stagione importante, ma in realtà senza avere fortuna a livello personale. Lui veramente ha fatto di tutto in Serie D, poi tra serie di eccellenza sono poche le squadre non passate tra le mani di Roberto Crotti. Nicola Novali, nato nel 1930 a Manerbio, Brescia, morto il 5 aprile 2006, arrivato in prestito dal Marzotto Valdagno nel 1955, disputò la sola stagione blu celeste, schierato per la prima volta in Carbosarda Lecco 1-1, decima giornata, 4 dicembre 1955, da questo momento titolare fisso con il numero 7. Sono 22 le sue presenze nell'Ecco, segnò anche 4 reti, 2 delle quali il Piacenza, nel 3-0 dell'andata a Lecco, nel 4-9 del ritorno del 10 giugno 1956, l'84esimo in quella che è la sua ultima presenza con la maglia delle Aquile. Gianfranco Motta, nato nel 1950, Vivercate, che era provincia di Milano, uno di quelli che dell'Ecco è stato sia giocatore che allenatore e è finito nel nostro Blu Celesti per sempre, quindi potete anche riascoltare il suo podcast. Blu Celeste ha giocato 5 stagioni consecutive, dopo la prima annata da sì e no come presenza in campo diventa titolare fisso, dalle ultime 3 anni salta una sola partita, impiegato in difesa da libero, a terzino qualche volta in mediana, ottiene la promozione al termine della stagione 71-72, 170 presenze, 161 in campionato, 9 in Coppa Italia, 6 gol siglati con una sola partita vinta dall'Ecco. Allenatore, arriva al posto di Musico nel 2007-2008, si retrocede in Serie C2 dopo il playout con la Paganese, poi è arrivata comunque la riammissione in categoria. 21 panchine, 6 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte, 22 reti segnate, miglior goleatore Savoldi con 8 reti e 30 gol subiti. Problemi in difesa con solo 3 partite senza incassare reti. Chiudiamo con un big, Felice Tedeschi, nato nel 1908 da Ligure, provincia di Alessandria, che ormai ci ha lasciato da tanto tempo. Pietra miliare nei primi anni della storia bluceleste, prima canottiere l'Ecco e poi come l'Ecco calcio. Si può ascoltare la sua storia in Bluceleste per sempre, anche nel suo caso. Consecutivamente 12 annate giocate con la maglia dell'Ecco, dal 27-28 al 38-39, di più, cioè, ci sono come presenze nei record Marconi, Sacchi e Meraviglia. L'ottavo posto per più presenze in campionato con quasi 250 gettoni, 12esimo includendo tutte le competizioni. Per quanto riguarda i marcatori, sono 62 gol realizzati, meno solo di Arlando Aliverdi e Umberto Corradi, includendo anche le altre competizioni, retrocede al quinto posto, ha segnato a 33 squadre diverse. Vittime preferite sono Crema, Saronno, 36 reti in casa, 25 in trasferta, 1 in campo neutro, 48 reti singole, 7 doppiette, 7 squadre diverse. Chiude l'8 maggio 1938 il Lecco Fanciulli 0. Oh, diciamo che il fresco non era cosa in Veneto, a Veronello Resort. Gran caldo, lavoro atletico, ovviamente svolto alla mattina come sempre in questa occasione, lo diciamo anche ieri, no?
quando fa caldo bisogna gestire la cosa. Quindi i lavori pesanti si fanno la mattina, poi al pomeriggio si fa generalmente il lavoro tecnico-tattico, si tiene generalmente un po' più basso il ritmo, comunque non si spingono i battiti a 180 o di più addirittura. Quindi ieri Media Day a Veronello Resort è stato un giorno assolutamente interessante, poi per andare a capire qual è lo svolgimento delle operazioni dell'Ecco, non all'Ecco. Diciamo che faceva caldo, sì, però correre tra i vigneti magari è anche più bello farlo per strada, no? In città. Diciamo pure che si sta andando avanti su questo percorso che è figlio dello yo-yo test fatto a metà della scorsa settimana nel secondo giorno di lavoro. Il Lecco lo staff di Mr. Baldini ha formato i suoi gruppi, quindi in base ai risultati ottenuti sono stati messi, accoppiati tra loro i giocatori. È uno schema abbastanza classico, non ci si inventa niente fondamentalmente, però è assolutamente un'operazione logica e che viene attuata dai più. Non è una questione di suddivisione per ruolo, tanto per capirci, ma proprio di capacità di sapere esprimere determinate prestazioni. Mister Baldini in testa a trainare il gruppo in bicicletta, dietro il resto dello staff. Sono scene queste degli allenatori che si mettono in cima al gruppo a tirare, che mi fanno sempre sorridere, ma non in maniera, come dire, antipatica, no? Perché comunque sono un po' scene tra virgolette retro. In queste scene ricordo di averle viste anni fa, quando mi recai a vedere in Trentino un allenamento della Roma di Zeman, che ci visita con degli amici a Giacomo Modica, che era da poco stato ex allenatore dell'Ecco, era appunto andato con il suo maestro di ritorno a Roma, un'esperienza da collaboratore tecnico, sicuramente un bel pomeriggio per dei giovani come noi, che figurate, ha avuto la possibilità veramente di vedere la Roma al lavoro da molto vicino. E in queste occasioni proprio anche Zeman si metteva davanti, o comunque metteva davanti i suoi collaboratori in bicicletta quando si facevano le ripetute sui 400 metri, perché c'era la pista d'atletica intorno al campo. E quindi mi fa sempre sorridere questa scena. Abbiamo scelto questa istantanea ieri e ringrazio anche Alessandro Venegazzo per il contributo che ci ha dato questa fotografia, questa istantanea, che tra l'altro mister Francesco Baldini poi ha ricondiviso sui propri social network, quindi è piaciuta anche a lui. Cosa ci raccontano questi giorni blu celesti? Ci raccontano che al pomeriggio poi è arrivato anche Daniele Aliberti con il figlio Francesco. Già dalla mattina era presente Michele Aliberti, quindi tutta la massima dirigenza presente. Anche Antonio Minadeo era in ritiro, comunque, quindi che la squadra è abbandonata al proprio destino, tanto per capirci. A Calmasino si sta allenando anche Andrea Begheto. Abbiamo fatto un po' un ricordo su quello che è lo stato delle cose, no? Questo giocatore che già l'Ecco sarebbe potuto arrivare a gennaio 2024 e via dicendo. Alla fine credo che in questi giorni si deciderà comunemente il da farsi. L'accordo è apparecchiato. Se le risposte saranno quelle sperate, in questo momento anche di aumento della performance fisica, la questione si chiuderà positivamente. Per quanto riguarda le possibili uscite, ieri vi abbiamo segnalato in anteprima l'interessamento del Desenzano di mister Marco Gaburro per Dudu Magni. È qualcosa che sappiamo da una settimana più o meno, però abbiamo avuto necessità di tempi tecnici per vagliarla, avere
qualche conferma. Desenzano è una squadra molto ambiziosa, sono anni che investe ingenti cifre per vincere il campionato di Serie D. Quest'anno vuole proprio fare all-in per andare a conquistare la promozione in Serie C, quindi potrebbe vedersela col Piacenza, come no, perché poi capita che queste compagini vengano separate. Il Piacenza può andare a fare anche un altro girone, magari il girone C o il girone D, e il Desenzano in tal caso se la dovrebbe vedere presumibilmente con la Pro Palazzolo, Palazzolo sull'Oglio, dove tra l'altro si sta allenando Franco Lepore su quel campo, vuol dire niente, lui abita lì, oppure magari c'è sempre l'Arcona Tese, che da quelle parti ormai si è abituata a stazionare nell'alta classifica, andrà avanti, la rosa sarà un po' rinnovata, però il corso tecnico sarà confermato. Questo anche un po' per aggiornarvi. Altre cose, ieri qualcuno me l'ha segnalata, mi ha segnalato questa cosa, l'avevo vista tra l'altro, Arturio Nizza, che è da queste parti, è da queste parti, compleanno della figlia, nata un anno fa, quindi nata il 21 luglio, cosa che era emersa già l'anno scorso, tant'è vero che lui, Salvador Rato, non rispose alla prima convocazione della Moldavia, era stato chiamato per gli impegni di settembre proprio anche per queste motivazioni, insomma. La questione fu, come dire, messa in secondo piano rispetto alla nascita della bimba, quindi cade proprio in questi giorni il compleanno. In tanti ci hanno visto un indizio, la realtà è che io inizia, per quanto ne so io, a Pisa non c'è tornato, lui è fuori rosa, così come fuori rosa Beghetto, non è aggregato a Lecco, però Lecco è in trattativa con lui. Credo in tutta onestà che se Lecco chiedesse un nulla per farlo allenare, ce la potrebbe anche fare. Qual è la differenza? Che Lecco con Beghetto una sorta di preaccordo già ce l'ha, con Ionizza no. La situazione, come vi ricordo, è abbastanza fluida, ovvero deve rescindere col Pisa, la cifra che lo lega a livello di ingaggio è importante, la buona uscita dovesse essere importante, faciliterebbe il lavoro del DS Minadeo, però credo sia una cosa che andrà un po' avanti nel tempo. Tenete conto anche che il Pisa ha un quantitativo di esuberi che è veramente molto 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 elevato. Mi è uscito in questi giorni l'elenco quantitativo di giocatori, tra l'altro giocatori importanti, parliamo anche di Barberis, Leverb, cioè insomma, parliamo ragazzi proprio di giocatorini, parliamo di gente che c'è come il fatto proprio per la categoria. Quindi io inizio però effettivamente da queste parti, ma mi risulta che veramente lui sia fondamentalmente rimasto qui perché vive bene e sarebbe molto contento di rimanerci. Come ben sapete, a Como non può andarci perché insomma il treno Serie A ormai è passato, ci è stato su e ci è stato su anche bene, però ecco che ormai si parla di altre categorie per lui, soprattutto dopo una retrocessione dolorosa come quella di Lecco. L'ultima questione riguarda un ex che è Drija Novakovic, non ne parliamo perché ci riguardi direttamente, in realtà ci avrebbe potuto riguardare direttamente se fosse andato alla Triestina, però non, personalmente non abbiamo mai creduto all'ipotesi Serie C, anche se insomma è pur vero che allo stato attuale gli accordi presi non ce ne sono. Ci si è fiondato il Bari, che cerca una punta strutturata, ha preso Lasagna, quindi il Bari cambierà parecchio quest'anno dopo la rischiatissima retrocessione dello scorso anno, e la richiesta è stata proprio per avere una punta con le caratteristiche di Novakovic. Mi confrontavo con dei colleghi pugliesi e mi parlavano insomma di un accordo in dirittura d'arrivo, quindi facciamo anche questo passaggio su un ex che non è destinato a mio parere a diventare un nostro avversario. Chiudiamo così, buona settimana a tutti e forza Lecco sempre.